macchina di Savary, questa qua è la prima fase del funzionamento della macchina di Savary. Vediamo soltanto le varie parti. La prima è la caldaia, la seconda è la miniera, questa parte qua abbiamo detto che si chiama il polmone, poi abbiamo la parte sopra, il bacino di raccolta. Queste qua, una, due, tre, sono delle valvole che possono essere aperte o chiuse. Dobbiamo esaminare le varie fasi in cui funziona la macchina di Savary. Allora, fase 1, questa è la prima fase, cosa facciamo? Abbiamo chiuse queste due valvole, e perché chiuse? Perché se avessimo aperto questa valvola la pressione manderebbe, sarebbe più comodo mandare giù, quindi valvola M e B sono chiuse, aperta la valvola C. Cosa succede all'acqua che si trova in questa posizione qua? Scaldata dalla caldaia emette il vapore riempie praticamente questo tubicino qua, la parte sopra si scalda, aumenta la pressione. La pressione da questo punto, che è la pressione atmosferica, praticamente sale in verticale. Perché sale in verticale? Perché è una trasformazione isovolumica, volume questo è costante. Quindi tutto questo pezzo qua abbiamo un aumento di volume fino a un certo punto. Questa pressione qua dovrebbe essere una pressione maggiore di che cosa? Della pressione atmosferica più V per G per H. Dove è misurato H? H sarebbe la differenza che c'è tra questo livello qua e questo livello qua sopra, dove l'acqua dovrebbe salire. Quindi, prima fase trasformazione, abbiamo detto, isovolumica con aumento di pressione, il grafico è verticale. Vi ricordate, trasformazione isovolumica, il lavoro compiuto dalla macchina è uguale a zero e quindi tutto il calore che viene fornito alla macchina cosa serve? Serve per far aumentare l'energia interna, cioè per far aumentare la pressione. Questa è la seconda fase, cosa abbiamo detto? C'era il gas in pressione, ok? Quindi ci troviamo in questo punto B. Cosa succede? Chiudiamo questo, possiamo anche lasciarlo, ma chiudiamo questo, apriamo la valvola B. Cosa succede alla valvola B se apro? Tutto il gas che si trova qua dentro in pressione spinge via praticamente l'acqua che era contenuta nel polmone, lo manda su per questo tubicino che riempie il bacino di raccolta. La trasformazione che avviene è una trasformazione isoterma, trasformazione di questo gas. Quindi la pressione, cosa succede qua in questo gas? Diminuisce, la temperatura rimane costante, il volume praticamente aumenta. Guardate che cosa, che la pressione diminuisce fino dove? Diminuisce fino a un punto, che è il punto C, dove la pressione non può essere la pressione atmosferica. Perché non può essere? Perché deve essere quella atmosferica più l'altezza D per G per H, cioè l'altezza che va da questo punto a questo punto, questo qua in alto, perché l'acqua deve essere spinta lassù in cima, quindi non può fermarsi la pressione atmosferica, deve arrivare a questo valore più grande. Quindi, primo pezzo di trasformazione, isovolumica. Secondo pezzo di trasformazione, isoterma. La legge ve l'avevo scritta in classe, lavoro che avviene in quella trasformazione, P per V uguale al lavoro naturale di P2P per V. Si potrebbe anche ricavare il lavoro non usando questa legge, ma guardando cosa succede, perché questa legge ragiona sul gas che si trova qua dentro, è legata al gas questo. Potremmo calcolare il lavoro facendo cosa? Guardando questa altezza da qua a lì e valutando, questo è H, l'energia uguale D per G per H, quindi il volume di acqua che da qua è stata spostata qua lì e il lavoro utile che ha compiuto la macchina durante questo pezzo di trasformazione. Terza fase, cosa succede? Allora, dobbiamo chiudere a questo punto la valvola B che collega praticamente il polmone al bacino. Abbiamo tutte le valvole chiuse. Cosa bisogna fare di questo vapore che si trova qua dentro a temperatura elevata? Bisogna raffreddarlo. Lo si raffredda, quindi il volume rimane costante, la temperatura diminuisce, quindi abbiamo un volume costante, la temperatura diminuisce
e abbattendo la temperatura, trasformazione isovolumica, abbiamo che la pressione scende sotto la pressione atmosferica. Il lavoro che noi compiamo è uguale praticamente a zero. Il calore che tolgo fa sì che abbiamo una diminuzione di quello che è la pressione. È un raffreddamento quindi isovolumico. Guardate, passo dal punto C al punto D, che sono sotto la pressione atmosferica. Questa è l'ultima fase, quindi la quarta fase. Cosa succede? Siamo arrivati con il volume qua di gas molto raffreddato che si trovava una pressione più bassa della pressione atmosferica. Cosa facciamo a questo punto? Apriamo di colpo la valvola M, quindi la depressione, non è attenzione alla depressione, qua dentro abbiamo una pressione più bassa della pressione atmosferica. Quindi cosa succede? Per quale motivo questo liquido dalla miniera sale? Sale perché qua sotto, su questo liquido, abbiamo la pressione atmosferica. Quindi la pressione atmosferica che agisce lì, visto che qua abbiamo una pressione più bassa, mi spinge su praticamente dalla miniera tutta l'acqua. Quindi la trasformazione che abbiamo una trasformazione a temperatura costante, abbiamo un volume che vedete diminuisce, abbiamo una pressione che aumenta fin quando aumenta, lì stiamo parlando sempre di questo gas, aumenta fin quando più o meno arriviamo di nuovo alla pressione atmosferica. Il ciclo quindi che vedete è quello della macchina, il lavoro utile dove lo troviamo? Lo troviamo qua dentro, il rendimento di questa macchina è un rendimento molto basso, è una macchina che ha dei molti inconvenienti perché è pericolosa aprire e chiudere queste valvole come le temperature e le pressioni che andavano a valori molto alti. Vi ricordo una cosa quindi, che l'aspirazione, perché questa ultima fase è un'aspirazione che sale su, avviene perché abbiamo la pressione atmosferica che spinge, quindi attenzione che non possiamo far avvenire una cosa del genere con una posizione di questo livello dell'acqua a una quota inferiore a 10 metri, cioè perché se andiamo più giù l'acqua non può salire perché al massimo la pressione è di un'atmosfera, quindi di per sé più che spingere su di 10 metri praticamente non può. Come ho detto, il lavoro l'ho andata a misurare qua dentro. Il lavoro netto che abbiamo nella macchina cosa sarebbe? Sarebbe il volume che da questo punto viene portato lì. Quindi se io misuro l'altezza che c'è, che è l'altezza che ho da qua là, e il volume che ho spostato, quindi dal volume, dalla densità posso ricavare la massa e quindi posso ricavare il peso, peso per spostamento ho il lavoro netto che io ho avuto durante un ciclo. Se io vado a vedere il consumo di combustibile che ce l'ho qua per scaldare la caldaia, avrei dei valori enormi per spostare praticamente poca acqua, con tutti gli inconvenienti di avere una macchina che ha dei pericoli, perché queste valvole aprire e chiudere, e dicendo, buttare acqua fredda qua sopra che abbiamo visto nella fase precedente. Quindi questa macchina viene praticamente sostituita subito con altre. Quindi ricordatevi, lavoro netto, peso del volume di acqua spostata moltiplicato per l'altezza, lavoro netto. Dall'altra parte questo dislivello qua non poteva essere superiore a 10 metri perché la spinta è data dalla spinta atmosferica. Allora adesso vediamo rappresentata praticamente la macchina di Saveri. Qui ho preparato dell'acqua e ghiaccio che servirà per la fase numero 3 per raffreddare il polmone. Avete visto prima, con uno straccio. Questa è la caldaia che è già in ebollizione. Adesso attraverso questo tubo faremo entrare vapore caldo in questa piccola quantità di aria che deve andare a riscaldarlo. A riscaldarlo e ad aumentare molto di pressione e di temperatura. Mentre il rubinetto B del bacino di raccolta e il rubinetto M della miniera sono chiusi perché vogliamo che succeda un innalzamento di temperatura e di pressione in questa piccola quantità di aria. Io non posso fare separatamente la prima e la seconda fase perché è pericoloso. Allora faccio aumentare un pochino la temperatura perché purtroppo non ho strumenti per rilevare quanto è alta sia la temperatura che la pressione,
E dopo poco, per farvi vedere che l'acqua risale, spinta da questa pressione che è maggiore di quella atmosferica, risale per l'unico canale che aprirò, che sarà quello del bacino di raccolta, e farò questa operazione più di una volta, di chiudere, aspettare che si innalzi un po' la pressione, poi aprire, fino a quando l'acqua, spinta dall'aria, non sarà a un livello minimo di pescaggio. Dopodiché, in qualche modo, vedrete, escluderò la caldaia dalla situazione, chiuderò questo tubo, questo sarà già chiuso, chiuderò questo tubo, quindi chiuderò i rubinetti e andrò a raffreddare per produrre la terza fase, cioè un abbassamento drastico di temperatura dell'aria che è molto calda ed è espansa, quindi avverrà un abbassamento di pressione drastico al di sotto della pressione atmosferica, perché vi faccio notare che quando avremo finito di spingere l'acqua al bacino di raccolta, la pressione atmosferica e la pressione dell'aria, sebbene calda, saranno uguali, cioè il valore della pressione atmosferica. A quel punto lì, esclusi gli altri due rubinetti e raffreddata molto l'aria, l'aria avrà una pressione più bassa di quella atmosferica. Aprirò il rubinetto M, quello che porta alla miniera, la differenza di pressione tra la pressione atmosferica che preme sull'acqua della miniera e la pressione bassa, più bassa di quella atmosferica che c'è qua dentro, permetterà il risalire dell'acqua dentro la beuta. Dopodiché il ciclo ricomincia da capo, continuo. La macchina non si spegneva mai, la caldaia non si spegneva mai. Noi dobbiamo fare molta attenzione. Quindi cominciamo con il riscaldare quella piccola quantità di aria per un po'. Io, per evitare danni e problemi, farò così. Faccio scaldare un po', quando ne avrò apro all'occorrenza, quando ne avrò bisogno andrò a raffreddare questa caldaia per evitare di far esplodere i tubi di vetro e di gomma. Vediamo un po' se è già abbastanza alta, vedete? Guardate già come la spara in alto. Ecco, poi faccio che chiudere semplicemente con le dita, così evito problemi di movimento, perché qua è tutto un po' posticcio. Aspettiamo di far salire ancora un po' la pressione e apro. Se non apro qua, capite che il tappo prima o poi salta via, o questo o quello, ed è pericoloso perché l'acqua qui è bollente, l'aria è bollente. Quindi capite che la fase 1 e la fase 2 a livello operativo non mi posso permettere di separarle proprio bene, nettamente. Però voi, per quanto riguarda la spiegazione, con un disegno oppure a voce, così, separate le due fasi. Sono quattro le fasi. Il volume d'acqua che c'è qua nel polmone scende sempre più e noi dobbiamo fermarci quando il volume d'acqua arriva al livello del tubo più lungo. Non devo farlo superare, altrimenti mi va via l'aria. Va a passare l'aria, non sale acqua. Tra un po' devo chiudere qui, ma raffreddare la caldaia, e questa è una cosa che lì non ho spiegato, ma che deve avvenire, perché altrimenti questa continua a produrre vapore bollente e io rischio, no? E quindi devo raffreddare, perché se qui è tutto chiuso ed è chiuso mi aumenta la pressione e salta il tappo. Ultima parte, ok. Allora, chiudiamo questo qui, escludiamo questo, ma attenzione, bisogna raffreddarlo perché altrimenti continua a riscaldare ed è un problema. Esplode. Così la smette di produrre vapore bollente. Guardate. Dopodiché è tutto chiuso, ora vedete che i rubinetti sono tutti chiusi, vapore lì dentro è espanso, pressione atmosferica ma è bollente. Guardate il tubicino che si è proprio schiacciato, depressione. Diminuendo la pressione da dentro, la pressione atmosferica lo sta schiacciando. Quindi guardate, tutto bello schiacciato da dietro. Esatto, è l'aria che lo schiaccia, l'aria esterna. Quindi potete immaginare come dopo l'acqua premuta dalla pressione atmosferica, l'acqua della miniera, venga spinta su. Ok, raffreddato, la temperatura è scesa, sicuramente la pressione è scesa lì sotto del valore della pressione atmosferica, io posso aprire la miniera e guardate. Oh, colpo basso. E poi? In un colpo solo. Io continuo a raffreddare.
Vieni su? No, non più. Ce la faccio, ce la fa. Dai. Tutto su. Vedete che è tornata come prima? L'aria, la pressione atmosferica qua ha spinto giù l'acqua che c'era nel tubo. Perché? Perché noi lì dentro abbiamo abbassato la pressione, abbiamo resa più bassa della pressione atmosferica. Sale perché la pressione atmosferica spinge, e perché noi lì abbiamo fatto una depressione, abbiamo fatto una pressione più bassa di quella atmosferica che sarebbe andata in depressione. Vedete che è arrivato di nuovo il volume di prima. A questo punto il ciclo ricomincia e quindi io chiudo la miniera, il bacino di raccolta è chiuso, apro la caldaia e permetto nuovamente di ricominciare il ciclo, cioè l'aria contenuta tra il tappo e il livello dell'acqua di nuovo si scalderà, di nuovo aumenterà la pressione per la prima fase. Ad un certo punto escludo la caldaia, qui c'è la pressione alta, temperatura alta, apro il bacino di raccolta, la differenza di pressione tra questa interna che è alta e questa che è pressione atmosferica spingerà l'acqua dentro al tubo, quando arriva al livello minimo chiudo, escludo tutto, raffreddo, terza fase, dopodiché apro la miniera e la pressione atmosferica spingerà l'acqua della miniera in alto di nuovo, secondo ciclo.